Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi Mega Aquarium, ovvero un gestionale basato sugli acquari, o quantomeno sulle strutture che li ospitano. Perché è un gestionale abbastanza particolare, che non so bene che cosa ci riserverà. Comunque, qui ci spiegheranno le basi della costruzione di un piccolo acquario e io comincerei proprio da qui. Allora, benvenuto a Sunnyside. Sei stato incaricato di costruire un piccolo acquario dal nulla qui a Sunnyside. Prima che gli investitori diano dei finanziamenti, vogliono essere sicuri che sappiamo gestire i comandi di base, comprare gli obiettivi. Vabbè, ok. Quindi io a questo punto, intanto, come primissima cosa mi sposto e mi metto tipo qua, che mi sa che è la cosa migliore. Allora, passa sul pulsante info, ovvero quello che ho appena fatto. Muovi la telecamera, che è con WASD. Ok. Orbita la telecamera. E vabbè, il classico zoom e torna alla home, che si fa con H. Ok. Quindi la prima serie di obiettivi l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo sbloccato i nostri primi finanziamenti e possiamo usarli per iniziare a costruire il nostro acquario. È molto piccolo, quindi per il momento credo che sarà. Allora, due tanks, che non ho idea di come si chiami in italiano, sinceramente, in questo momento mi sfugge. Comunque, due cose, due vasche, ecco. Però le mettiamo per terra, cioè alla burina proprio? Cioè, mettiamoci un minimo di. Metterli per terra manco. Ecco. Allora, no, li devo mettere per terra. Va benissimo. Quindi lo metto qua. Per forza. Ok. Dunque, devo aggiungere un filtro a entrambi. E penso. Come faccio? Dunque, troverai il filtro nell'equipaggiamento del build menu. I dispensatori di cibo, le piante, i pesci e i filtri. Allora, dove? Ah, fuori, ok. 1 e 2, vabbè, fa un po' schifo, sinceramente. Bisogna mettere un riscaldamento a entrambi dentro. Questo no, sempre fuori. Fa abbastanza schifo, la gente dove guarda? Devo aggiungere dei pesci ad ognuno. Ecco, aggiungi delle decorazioni, lattuga di mare, un dispenser ci dobbiamo mettere, che è qua. È quello che gli dà. Ma io li ho messi veramente, veramente male. Da che parte? Dunque, ma dove lo metto però? Ah, ecco qua, ok. Perfetto, non ho più spazio. Quindi mi sa che spostiamo. Lo posso spostare? Sì. Bene. Allora, lo mettiamo a questo punto qua. Ecco, facciamo una cosa di questo tipo. Qua ci mettiamo il dispenser. È brutto come il peccato, ma a noi in questo momento interessa solo di poter uscire da questo incubo del tutorial. Bene. Costruisci una tool station, che è questa, la scatola degli attrezzi, e la mettiamo qua, dove nessuno potrà mai arrivarci. E devo assumere un acquarista. Dove lo assumo l'acquarista? Acquarista? Dunque, lo prendo nella schermata staff. Di grazia. Dov'è la schermata? Perché è qua forse, staff. Ok, posso assumere Anna. Bene. E assumo pure Harry. Perché mi piace il doppio staff, se no Anna si sente sola. E adesso apri l'acquario. Clicca per aprire. Dunque, abbiamo il nostro primo ospite e ci pagherà per entrare. Bene, ci sono anche i punti ecologia, a quanto pare. Allora, un'orchidea d'Ottibek. Vabbè, abbiamo un altro pesce.
Guadagnando più ecologia, farai nuovi progressi per sbloccare altra roba. Va bene, quindi bisogna sbloccare il nostro primo pesce. Quanti punti pesci mi servono? Penso poco. Io comunque non ho ben capito la direzione. Vabbè, comunque abbiamo sbloccato questa cosa. Pausa il gioco. Lo posso fare? Come cazzarola si pausa? Ecco, ho pausato. Dunque, possiamo espandere il nostro spazio di manovra. Click and drag. Dunque, seleziona il pulsante di espansione, che immagino sia questo. Ah, però. Più facile di quello che avevo preventivato. Allora. Quindi così, bene. Qua diamogli un po'. Come effetto? Più semplice di quello che immaginavo. Ok, allora. Adesso. Che siamo al dunque. Bisogna costruire un grosso tank. Click and drag. È sufficiente? Sì. Allora, lo sapevi che puoi spostare le decorazioni di animali? No, non lo sapevo se non me lo dicevi, ma adesso che me l'hai detto, lo so. Quindi devo prendere queste dottiback. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci manca però tutto il resto. Il filtro prima che muoia, benissimo. Quello che riscalda prima che muoia, benissimo. Quello che gli dà la lattuga. Allora, ci sono delle diverse, dei diversi requisiti. Giustamente, ogni pesce è diverso dagli altri e quindi va trattato di conseguenza. Questo c'ha il requisito di ecologia 5. Ci devono essere, dunque, tre animali per vasca. Una temperatura alta, e non ho ben capito il resto, ma lo capirò andando avanti. Quindi andiamo al dunque. Dunque, allora, il requisito è questo. Io devo. Ne faccio un altro. Allora, vasca. Io volevo farne uno più grosso, vabbè. Allora, filtro dell'acqua, ce l'abbiamo. Filtro del caldo, ce l'abbiamo. Roba da mangiare. Qua. Quindi mettiamo un altro. Bene. E adesso ci metto la lattuga di mare, così è contento. Mettiamo pure qua, ecco. E ci mettiamo dei piccoli sassolini che piacciono. Ecco, e ci mettiamo. Dunque, ok. 1, 2, 3. Dunque, questo che non mi è chiaro. Non mi è chiaro questa cosa. Non ho ben capito l'attuale obiettivo. Questo shoaler requirement. Lo shoaler, che cazzarola è lo shoaler? Tool station, basic heater. Non penso di aver compreso alla perfezione. Vabbè, io ne metto un altro, eh. Bene, benissimo, si risolve tutto così alla burina. Dunque, adesso che hai diverse specie di pesci nel tuo acquario, dovresti essere in grado di livellare rapidamente. E livellando sbloccherai nuovo equipaggiamento, decorazioni, strutture, e c'è di più! Più alto sarà il tuo livello, e più ospiti attrarrai al tuo acquario e disposti a darti i soldi, quelli veri. Prendendo punti prestigio si livella. Vabbè, il tuo prossimo obiettivo è quello di livellare, in modo che tu possa sbloccare nuovi animali. Allora, rank up. E l'abbiamo fatto. Ho sbloccato il King Demoiselle, il Staff d'Or, Combi Mini. Questo fa sia filtro che scaldaggio vario. E Driftwood. Ah, è tipo un piccolo rifugio per i pesci. Dunque, abbiamo accesso a nuove cose. E quindi adesso. Fatemi. Allora, ci può stare questo qua? No. Qua? No. Allora,
Devo sbloccare questo King Demoiselle. E non ce l'ho. E quindi io metto la cosa per... Ecco, non ce l'ho. Ecco qua. Così c'hanno la tana. Benissimo. Tutti in tana. E... giorno 3. Dunque lì al massimo. Poi qua abbiamo l'alf coso. Ok. Qui è pieno. E quelli blu, gli azur demoiselle. Ecco. Così. Ah, ecco. Dunque, rimuovi delle piante o aggiungi i filtri? Io aggiungo i filtri. Combi mini, vai. Combi mini. Bene. Ok, abbiamo sbloccato. Ma quanta roba c'è a cui pensare? Bene, adesso io vorrei velocizzare un po' il processo, così noi abbiamo modo di rankare un po' di più. E questo dovrebbe darci l'opportunità di... Dunque, vabbè, intanto io... Oh, abbiamo sbloccato, beh. Nel frattempo io farei un altro tank, che mettiamo qua così. Allora, prepariamo col combi mini. Fermi un attimo. Due. Che cosa? Ah, devo sbloccare altra roba. Devo sbloccare l'Arabian Blue Line Dottyback. Ma esisteranno da voir da voir questi pesci? Oppure sono una simpatica illusione? 3, 4, 5. Ok. Poi mette combi mini, c'è la roba da mangiare. Allora, la lattuga di mare. Benissimo. Poi gli diamo i sassi e la roba da mangiare, che ti mettiamo di qua. Bene. Quindi si stanno alimentando. Io devo aspettare. Ok, la gente è molto brutta e non si sa bene cosa stia facendo, oltre che rovistare. Allora, ho sbloccato un altro animale. Quindi adesso diciamo che l'obiettivo è quello di fare un altro. Ne facciamo un altro. Allora, questo l'abbiamo fatto. Allora, il combi mini. Bene. Yellow Tang. Vabbè, in pratica è tutto un cerca di livellare, amplia, migliora e diventerai famoso. Ecco, fondamentalmente penso che il concetto sia quello. Cavolo, immagino ci sia una fracca di roba da fare, considerando che ci sono un sacco di indicatori del tipo necessità dei pesci, necessità dei visitatori. Ho sbloccato il Yellow Tang. Dunque, bisogna avere una vasca che abbia almeno un'alga per pesce. E facciamo l'alga per pesce. No, qui è già pieno. Devo fargli un altro. Allora, devo riallargare di nuovo. Ormai siamo diventati ricchi. I soldi sono gratis, da quello che no. A parte scherzi, no, penso che finito il tutorial non lo saranno più. Ci si è rotto un coso mini. Allora, bisogna mettere il toolkit. Chi ce l'ha il tool station? La rimetti in alta tool station pure qua, che magari serve. Ecco. Poi mettiamo il combi mini. Mini combi. Poi ci mettiamo lo Yellow Tang. Con due alghe, perché ne vogliono una a pesce. E poi che altro vogliono questi? Un filtro dell'acqua più elevato. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto. Abbiamo sbloccato altri soldi. Altre cose non servono, perché tanto credo che la roba da mangiare gliela porti a mano. Il soldier fish. Vabbè, ma qua praticamente devi fare una vasca per ciascun animale. Questi tra l'altro sono delle cose che loro vanno a prendere, quindi non ne serve uno per vasca. Abbiamo capito anche questo. Qua è finito. Ah, è bloccato dal combi mini. E allora spostiamolo.
Comunque sembra facile sto gioco, ma non lo è. Dunque, qui per esempio, questi qui hanno bisogno di una grotta in cui stare, che abbiamo appena sbloccato, peraltro, per cui io direi che ne facciamo un'altra qua e gli facciamo la grotta. Dov'è? Qual era? Era questo. Allora, bene, allora la grotta. Beh, intanto heater. Poi mettiamo il combi mini, che immagino ne abbia bisogno di due. Bene. E small rocks. Sì, ma io quell'affare che vuole lui non c'è. Ah no, ma questo vale come rifugio, ecco. Bene, quindi sono felici. Dunque, oh ecco, abbiamo sbloccato delle cose per il pubblico. Tipo le panche. Vabbè, qua c'è il dispensatore di pellet, che immagino sia uno di quei giochi in cui ti spara roba addosso per 12 anni. Bench, allora la panca, perché a forza deve dei pesci per male alle gambe, immagino che un pelo ti venga, eh. Ecco, lo mettiamo qua così, guardate. No, niente, perché l'ho messo esattamente dove, ecco. Perfetto, fa veramente schifo al... però, diciamo che funziona. Per il momento funziona. Ragazzi, io a questo punto, per il momento, mi fermerei. Nel senso che abbiamo visto come si gestisce un acquario pieno di pesci. Credo che il gioco, al di là di proporre nuovo materiale, non abbia nient'altro da offrire, nel senso che è chiaro il concetto ormai. È un gioco per appassionati, penso che le variabili, al di là del si sta spaccando tutto, non ci siano. Sì, magari ci saranno problemi con i pesci, che potranno essere adattati, eccetera. Però è il classico gioco per appassionati di acquari. Insomma, se vi piace Acquari di Famiglia, cosa che io ogni tanto ho guardato con Elisa, credo che potrebbe piacervi, perché insomma sembra ben fatto, sembra molto curato nei dettagli, negli oggetti, tante cose sbloccabili. Insomma, per gli appassionati credo che sia veramente un gioco di qualità. Per cui fatemi sapere cosa ne pensate, io vi lascio il link alla pagina Steam in descrizione. Fatemi sapere se l'avete giocato, perché appunto è un qualcosa di ancora più importante, un parere diretto di magari qualcuno di voi a cui è capitata l'occasione. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nonostante appunto il tema molto di nicchia, però questo non ci ha impedito di farci magari due risate. Per cui niente ragazzi, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.